Da dove nasce l'ombra? Perché c'è l'ombra? Nasce un bambino. Il bambino si dice che è innocente. Cosa vuol dire innocente? Non nuoce. Non nuoce. Quindi è senza peccato. Già un'altra terminologia. Dove nasce questo bambino? Su questa terra. Su questa terra chi c'è intorno a lui? Degli esseri umani. Gli esseri umani sono senza peccato, sono innocenti. Beh, anche se col bambino si comportano bene, di solito tra di loro si comportano male. Qualche stronzata la fanno sempre. Quindi cosa succede? Che il bambino non è immerso in onde fatte così. Non c'è un terreno di solito dove il bambino proprio assorbe delle onde sonore, magnetiche, di qualunque tipo, che nutrono la sua parte d'amore col capo. Certo, un po' c'è, ma ci sono altre cose che potremmo disegnare, per esempio, così. Non necessariamente sono rivolte sul bambino. Per esempio potrebbero essere che intercorrono tra due persone come queste. Questo è un campo di forze che finisce anche qui. E anche quando il bambino è qui dentro, ancora prima di nascere. Sono proprio onde, sono forme di pressione. Il bambino cresce, a un certo punto cosa succede? Succede che incontra il dolore, e quando incontrate il dolore cosa fate? Se mettete la mano su una stufa, cosa fate? Il dolore cosa fa fare? Questo movimento. Quando una cellula si avvicina a qualcosa che le fa, una meba incontra uno stimolo nocivo, cosa fa? Ecco, dentro la meba si forma un'onda, dentro e fuori, per cui la meba si ritira, si contrae, fa così. Noi siamo formati da quante cellule? 50 trilioni, dico, tante. Ma sono tutte cellule, ognuna delle quali risponde in quel modo, di fronte al dolore, fanno tutte così. Quindi c'è un movimento di ritiro della cellula. Nel contempo l'esperienza che ci dice, oltre a questo movimento, dopo un po' ne compare un altro per poter sopravvivere, che è quello contrario. Dove c'è un movimento così, dopo se ne forma uno così. Quindi chi riceve questo, dopo un po' impara a fare cosa? A restituirlo. Ricevo e do. Ricevo e do. Quindi se ricevo questo, restituisco questo. Se ricevo questo, restituisco così. Okay? Non è difficile. Allora, c'è una parte che si ritira, una parte che invece diventa aggressiva. Come reagisce il mondo di fronte alla parte aggressiva? Cosa prova il bambino di fronte all'aggressività del mondo? Cosa fa il bambino di fronte a questa? Ok, e crea una maschera. Io gentile, io buono, io male a nessuno, io carino, no. Ma l'avete visto prima? Non c'è solo quello che dice sì, c'è anche quello che fa così. Quello che fa così è la realtà, è la verità. La psicanalisi una volta, forse in modo un po' così, almeno alcuni nella psicanalisi dicevano, la verità è questa. Qui c'è la maschera positiva, gentile, carino, qui invece c'è il sé inferiore che è la... è sempre... ecco, la psicologia umanistica dice no, guarda che anche quella è una maschera, cioè non è la verità, anche quella che fa così non è la verità.
queste due si tengono assieme, si compensano. Se sei troppo gentile, sarai anche acido e duro. Se sei acido e duro, qualche momento di gentilezza ce l'avrai, a volte troppo. Okay. Questo proprio per la legge. Immaginate se siete su una barca in due. Uno di voi si siede su un bordo, poi si sporge in fuori. L'altro cosa fa per non rovesciare la barca? Si dà l'altra barca. E l'ombra. Quando Jung parla dell'ombra, dice che l'ombra ha una funzione compensatrice di quello che è la mente conscia. La mente conscia unilaterale, nel suo sviluppo, perché è troppo gentile, è troppo protezionista, troppo affidabile. Allora cosa c'è? Una parte che è tutto l'opposto. Okay. E quindi guardate il povero io, cosa deve fare? Si trova in presenza di queste due robe. Uno che lo tira a essere per gentile, un altro che lo tira a essere scarrabbato e violento. Uno che dice io amerò il mondo, voglio tutti e magari anzi mi metterò al servizio di tutte le migliori cause possibili, e l'altro che dice no, io voglio farmi servire, voglio dominare, voglio fare. Okay? Io voglio la pace, voglio essere proprio gentile, voglio che la pace, l'altro dice no, bomba, mi faccio esplodere, io voglio essere vegetariano, dolce, non voglio nuocere a nessuno. Incontro uno che non è vegetariano, lo brutto stronzo, ma ti cade gli occhi, un pezzo di merda. E la persona in quel momento ha fortunatamente l'ideologia da poter sostenere questa aggressività, se no gli scoppierebbe il fegato. No? Allora, gli esseri umani sono fatti di queste parti nella nostra cultura, non lo so, da anni fa non c'ero. Non ne ho trovati molti che non abbiano questa roba. E il povero io, quindi è in croce, non sa che cazzo fare, perché se fa così non va bene perché si arrabbia l'altro, se fa così non va bene perché così è conflitto. Che fatica gestire questo conflitto, è difficile, perché se uno dicesse a proprio marito, alla propria moglie, da una parte ti amo, dall'altra ti detesto, dall'altro potrebbe ricorrere all'avvocato e farsi dargli alimenti. Chiaro. Quindi cosa si fa? L'io comincia a mediare questa situazione. E come media? Attraverso l'arte, l'arte che gli esseri umani hanno sviluppato di più di tutte, che è l'arte di mentire. Su questo sono i maestri dell'universo conosciuto. Mentire. Cioè dire una cosa e fare l'altra. Dire una cosa e pensare un'altra. E questo non riguarda una persona, riguarda l'insieme degli esseri umani. Ora, di fronte a questo ci sono due possibilità. Uno si spara in bocca, la fa finita, oppure cerca di uscirne. È meglio togliere le armi di mezzo, è meglio evitare di fare tragedie, è meglio di osservare le cose come vanno osservate, cioè con leggerezza. Leggerezza che vuol dire? Proprio ci vuole leggerezza, perché? Le cose pesanti vanno in alto o vanno in basso? Vanno in basso, beh, in basso ci siamo già. Se vogliamo salire, di cosa abbiamo bisogno? Ecco perché è importante che mettiamo leggerezza nelle cose della nostra vita.